Benvenuti a una nuova puntata di Business Life. Oggi siamo a Regello, in provincia di Firenze, per scoprire una realtà tutta basata sul gusto e sulla natura. Oggi infatti scopriremo l'eccellenza del frantoio di Santa Tea. E qui con noi ad accoglierci il presidente della Gonnelli 1585, Piero Gonnelli. Presidente anche dell'Associazione Italiana Frantoiani e Oleari, e consentitemi di dirvi che cos'è, e cioè l'associazione che raggruppa 560 aziende frantoio in tutta Italia, associazione costituita nel 1996 per tutelare la categoria frantoi, che è sempre stata piuttosto ignorata, bistrattata in questo settore. E quindi abbiamo dato vita a questa associazione che aveva lo scopo principale di tutelare il lavoro che facciamo e di contribuire alla valorizzazione del settore. Questo è, diciamo, a grandi linee lo scopo primario dell'associazione, alla quale tengo in maniera particolare. Una storia anche molto importante che adesso andremo a scoprire. Allora Katia, ci incamminiamo per la visita? Sarà un piacere accompagnarla. Una storia che parte da lontano, dal 1426. Partiamo da lì? Da molto lontano, sono passati tanti anni. A quell'epoca i frati del Carmine costruirono questo frantoio e nel 1427 fu depositato al catasto della Repubblica Fiorentina, dove abbiamo trovato tutti i documenti ancora che risalgono a quell'epoca e che dimostrano appunto tutte queste cose che noi stiamo dicendo sulla realizzazione del frantoio di Santa Tea. E nel 1585 questa località, questo frantoio, fu acquistato dai miei antenati, predecessori, e fino ad oggi, salvo una parentesi fra la fine dell'Ottocento e metà degli anni 50, è sempre stato di nostra proprietà. Quello che abbiamo fatto a Santa Tea è stata una continua ricerca, un'innovazione continua, tanto che nel 1962 è stato installato la prima centrifuga in tutto il mondo, costruita da Alfa Laval in collaborazione con loro, il primo frangitore a martelli che ha sostituito le macine. Siamo sempre stati, diciamo, forse perché ce l'abbiamo nel DNA, all'avanguardia nella ricerca del miglioramento qualitativo nella lavorazione delle olive per ottenere il miglior prodotto che siamo capaci di fare. Devo dire che insomma qualche risultato l'abbiamo ottenuto, perché i nostri consumatori per fortuna aumentano tutti gli anni, vuol dire che il nostro prodotto piace e che siamo stati capaci di concretizzare qualità con anche una produzione abbastanza importante, soprattutto nel segmento alto. Siamo nel cuore dell'azienda, qui tra gli ulivi, è qui che parte tutto. E qui con noi c'è il perito agrario Paolo Mori, e a lui chiederemo un pochino come viene gestito tutto questo aspetto, che è l'aspetto di produzione legato proprio alla terra, alle radici, e anche partiamo ad esempio dal numero di piante. Certo, l'azienda in questo momento coltiva 44.000 piante di olivo nelle province di Firenze e Siena, quindi nel cuore della Toscana, nel cuore appunto della zona più vocata per la produzione di alta qualità dell'olio extravergine di oliva. Tutte le piante sono coltivate ad agricoltura biologica, quindi diciamo con il massimo rispetto per l'ambiente e appunto per le piante e la campagna stessa. In questo momento ci troviamo nella fase conclusiva dell'annata, quella della raccolta, e poi durante l'anno, appunto a partire da gennaio, incominciamo con le fertilizzazioni del terreno, poi le potature, e successivamente le lavorazioni, e quindi diciamo la cura della campagna e delle piante. Poi nel periodo estivo passiamo al monitoraggio dei parassiti, anche se fortunatamente ci troviamo in una zona dove i parassiti appunto non sono presenti, oppure diciamo solo in particolari annate, per poi appunto concludere in questo periodo con la raccolta e diciamo il momento più importante dell'annata. Giorgio Gonnelli, stiamo ripercorrendo un pochino quella che è la filiera. Parliamo adesso della produzione.
Sì, allora, come accennato, dalla raccolta in campo le olive vengono portate al frantoio entro le 15 ore dalla raccolta e vengono passate all'interno dei defogliatori per defogliare appunto le olive, macchine che sono state create internamente da noi nella nostra officina. Nella fase successiva abbiamo pulizia attraverso acqua pura nelle nostre lavatrici, anch'esse create e prodotte all'interno della nostra officina, e poi successivamente le olive vengono macinate, passate all'interno delle gramole per 20 minuti e poi avviene la fase di separazione della pasta per la creazione dell'olio. Successivamente viene pompato all'interno delle nostre cisterne, per lo stoccaggio dell'olio, che viene tutto sotto azoto. Questo per preservare la freschezza del prodotto il più a lungo possibile. Anche l'imbottigliamento avviene sotto azoto, il che significa che nel momento in cui prima di essere tappata la bottiglia viene immesso l'azoto e dopodiché tappata in modo tale che rimanga l'azoto all'interno della bottiglia, e anch'esso per cercare di preservare al consumatore la massima freschezza possibile. Questo per far capire che da parte nostra la qualità è l'elemento primario all'interno della nostra azienda, in quanto dalla selezione in campo delle olive fino a tutto il processo produttivo che avviene all'interno della nostra azienda è fatto nei minimi dettagli, proprio per garantire la massima qualità. Quali sono i canali di vendita che sfruttate, i mercati di riferimento, e poi so che ci sono anche delle iniziative volte proprio a conquistare nuovi clienti? Allora, i nostri canali di vendita sono prevalentemente la GDO di primo livello, fino chiaramente non i discount, e poi tutta la parte di Horeca, quindi ristoranti, gourmet, enoteche di altissimo livello che acquistano i nostri prodotti. Mercato di riferimento chiaramente quello principale è quello italiano, dove c'è una maggior cultura nell'olio, ma sono in forte sviluppo i mercati esteri come quello europeo, americano e anche asiatico e russo. Progetti e sviluppi sono sicuramente il consolidamento di alcuni mercati, nonché l'apertura di nuovi canali nel Sud America, e iniziative future: recentemente abbiamo aperto un ristorante in Piazza Pitti, tutto a base di extravergine di oliva, proprio per fare cultura sull'olio, perché l'olio non è solo un condimento, ma possiamo anche cucinare con l'olio extravergine, che è nettamente superiore a livello qualitativo e digestivo rispetto agli altri tipi di olio. Siamo giunti al termine di questa puntata di Business Life. Abbiamo conosciuto il frantoio di Santa Tea. Ringraziamo l'amministratore Giorgio Gonnelli. Grazie a voi. Prima di salutarvi vi ricordo di continuare a seguire le nostre pagine Facebook e Twitter. E vi invito inoltre anche a partecipare al programma. Come? Basta mandare una mail a redazione@business24tv.it. Grazie di averci seguito fino a qui. Alla prossima puntata di Business Life.